Lorenzo Bargellini, dove siamo qui? È una delle tre occupazioni che è riuscita a imporre dopo tantissimi anni la possibilità di recuperare lo stabile stesso. Che vuol dire autorecupero? Autorecupero significa che una struttura come questa, dismessa, malmessa, con lavori in proprio fatti da un'associazione degli inquilini, recupera, rimette a posto soprattutto le strutture portanti, ma anche gli interni degli alloggi, e lo facciamo noi questo lavoro di recupero con le varie ricchezze che ci sono qui dentro, cioè l'idraulico, il lavoratore dell'edilizia, l'elettricista, e insieme si ristruttura un immobile che peraltro non avrebbe altre funzioni. Questo era un vecchio asilo, quando siamo entrati c'era 1,5 metri d'acqua, lasciato nell'abbandono più totale, l'edilizia popolare è stata cancellata, diamo questa possibilità a migliaia di persone che altrimenti non avrebbero un futuro nel mercato degli affitti. Italiani e stranieri? Italiani e stranieri, sì, qui sono per lo più italiani, anche in via Aldini sono per lo più italiani e anche in via Dazzi. Questi sono miti da sfatare, noi sono tutti cittadini, coloro che vivono e lavorano in questo paese. Senti, una domanda un po' stupida che mi vergogno anche a fare, ma se si passeggia per strada la gente se lo chiede. Ma occupare che significa? Cioè buttar fuori le famiglie tranquille che stavano lì dentro o vuol dire altro? Occupare significa prendersi degli stabili, delle grandi proprietà. Ci sono decine di caserme che sono nell'abbandono totale. È normale che centinaia di famiglie sono costrette a occuparlo, perché il mercato degli affitti non lascia altre possibilità. Anche con misure repressive non puoi fermare un fenomeno, perché non ci sono alternative. La gente è costretta a non vivere in mezzo alla strada e a prendersi questi stabili, però nessuno prende stabili dove abita qualcuno che torna la sera a casa. Noi abbiamo preso solo stabili o pubblici o di grande proprietà che speculano sulla pelle degli inquilini. E in cui non c'è nulla dentro? Qui non c'è nulla dentro. Un caso recente è quello, l'abbiamo fatto proprio apposta. Abbiamo preso uno stabile del Monte dei Paschi di Siena, che era abbandonato da 15 anni. Cioè viveva solo un inquilino resistente, anziano, tutti il resto erano alloggi liberi da quasi 20 anni, per cui... Senti, sono curioso, l'inquilino quello che c'era nello stabile del Monte Paschi c'è ancora o l'avete ammazzato? No, l'inquilino che c'era nello stabile del Monte dei Paschi è sottostratto e nell'assemblea, nel comitato insieme agli occupanti, anzi ci ha detto tranquillamente che ora si sente meno solo, c'ha qualche piccolo problema, però è nell'assemblea degli inquilini occupanti e fa l'avvertenza insieme a noi. Senti, di che cifre si parla? Senti, a Firenze attualmente nei 18 stabili occupati ci vivono quasi 1500 persone, uomini, donne e bambini, tantissimi. Senti, mi dai un contatto, un riferimento online? Io non sono l'esperto delle cose online, però sì, i siti ci sono, c'è il sito del Movimento di Lotta per la Casa di Firenze, c'è il sito di... .it o .com? Movimento di Lotta per la Casa. Punto? .it. Grazie Lorenzo. Niente.